domanda a te: come descriveresti Christian all'interno delle sempre più ambiziose serie Sky Original italiane? Quindi, buongiorno a tutti. Rapida, indolore, è molto complesso, per cui è difficile trovare un aggettivo che possa definire Christian. Credo che sia assolutamente qualcosa di unico nel nostro panorama. È un'idea, è una vera idea, come uno dice, servono le idee dietro a una Sky Original, perché assolutamente quello che noi da sempre ripercorriamo, cioè l'idea di trovare un qualcosa che possa stupire, possa fare intrattenimento, possa far ridere, piangere i nostri spettatori, però un qualcosa che normalmente non trovi facilmente nel mercato. Christian te lo dà, Christian è proprio un'idea ed è anche una grande sfida, ce lo siamo detti, perché portiamo un genere che è poco, diciamo, poco trattato, ma non soltanto in Italia, direi proprio, diciamo, nel panorama un po' europeo, e che è molto sfidante. Il nostro pubblico non è avvezzo al supernatural, tantomeno crime, drama, e anche con un pizzico un po' di follia e di ironia che comunque rappresenta e caratterizza il nostro personaggio. Quindi è molto difficile sintetizzarlo. E credo che Christian sia un po' unico nel suo panorama, perché unici sono i protagonisti a 360, e quindi è quello che sono il nostro cast, da Stefano, che l'ha diretto insieme a Saku, ma soprattutto, diciamo, dalle prime, proprio prime avvisaglie, dalle prime riunioni che abbiamo fatto sul progetto. Quando ci siamo incontrati abbiamo scoperto di avere qualcosa sul tavolo e tra le mani che era veramente totalmente l'opposto di quello che ci si aspettava e che un po' rivoluzionava tutti i classici archetipi di genere, e quindi era bello immergersi in una realtà nuova che comunque, come ha stupito noi, speriamo stupisca lo spettatore, perché Christian non è quello che è o non è quello che sembra fino alla fine, quindi è un po' un continuo cambio di rotta ed è un po' seguire il nostro protagonista Edoardo, che fa una... Come piace dire, ha un qualcosa di miracoloso. Basta. Basta, perché dobbiamo, ma non perché eri troppo lunga, ma perché stavi troppo svelando, no? Dobbiamo essere misteriosi. I colleghi, i giornalisti collegati hanno visto i primi due episodi, alcuni più fortunati ne hanno visti tutti, però Sonia, appunto, ti devo richiamare all'ordine anti-spoiler, perché ci sono molte sorprese dentro Christian. E a proposito delle sorprese, che sorprese hai avuto, Andrea Occhipinti, nel lavorare con Sky? Guarda, la genesi di questo progetto è stata abbastanza lunga. Devo dire che dal primo incontro che abbiamo fatto con il team di Sky, insomma, abbiamo subito condiviso gli aspetti che volevamo che venissero fuori, che ci affascinavano di questo progetto, che era un po', come dire, questo personaggio picchiatore a servizio del boss di questo inferno, come è stato definito, che è la città palazzo, che ha questo dono e che è imponderabile e che può dare speranza alle persone. Cioè, questa cosa, e poi come diceva Sonia, è molto complesso, ci sono molti aspetti. In tutto questo ambiente così cupo che apparentemente c'è anche molta ironia, c'è anche molto azione, non so, da fumetto forse, non so, come dire, un'azione che non è violenta o gore. Per cui questi erano gli aspetti un po' che ci piacevano. E poi l'indagine che nasce su questo personaggio, sul suo passato, insomma, ci sono tanti aspetti che ogni volta si spiazzano. Chi è? Qual è la sua vera natura? Perché c'è? Ecco, no, basta, ma lo devo fare con tutti? No, allora, vi state esaltando troppo. Allora, ok, giustamente, ma non si può adesso. Poi, Stefano, non ti fa riprendere anche te. Stefano, che cosa... È stato essere regista con Roberto Saku Cinardi, che è l'origine del progetto, con il suo corto, e che cosa è anche stato essere produttore creativo dentro Christian? Ma è stata un'esperienza incredibile, perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con colleghi fenomenali in un contesto comunque meraviglioso, che è quello Sky, Lucky Red, con la quale avevamo già lavorato in passato, nel tentativo di cercare di creare un qualcosa di originale. Qualcosa di originale intendo un mondo originale. Con la memoria ovviamente va
alle vele archetipiche di Gomorra, che sono ormai diventate un simbolo in tutto il mondo. Quello che abbiamo cercato di fare principalmente, secondo me, è stato quello di creare un'identità forte, unica, colorata, divertente, come ho detto, il più possibile, speriamo, originale, prendendo insieme alcuni elementi di Roma e creando Città Palazzo, che è il nostro micromondo, un micromondo nel quale abbiamo una fauna meravigliosa e dove speriamo ci possa essere un po' di identità curiosa e divertente, quello sì. Città Palazzo, non sappiamo bene in che momento storico ci troviamo, però per i romani sappiamo che c'è ancora la tangenziale a Roma, e ogni tanto noi romani sentiamo che la vogliono togliere. In questo eventuale futuro c'è ancora la tangenziale. E, ok, Roberto Sacucinardi, che di tangenziali se ne intende, di tangenziale se ne intende. Roberto, è stato un viaggio lungo, quello tuo, per il tuo Christian, dal tuo Christian a questo Christian che è tuo, che è sempre tuo. Ci racconti che cosa è successo in questi anni? La genesi, appunto, rimanendo in tema, chiamando la genesi, è quantomeno complessa. Ho uno strano eco, però non riesco. Io ti sento. Provo? Io ti sento. E poi da lì l'idea di sviluppare un concept di serie a partire da questo corpo. Fondamentale è stato l'apporto del Torino Short Film Market, che guardando il cortometraggio subito mi ha invitato a partecipare al board, e da lì ha destato interesse di diverse realtà produttive e dei network. E insomma, dal 2012 siamo accordati finalmente alla T-Red, e poi la cosa più emozionante è stata vedere di questa storia che veniva letteralmente dal basso, insomma, la parte di una proprietà intellettuale di un autore famoso non era derivante dall'opera da altri formati, vederla nascere e svilupparsi sotto, insomma, dalla protettrice di Lucky Red, e poi soprattutto la cosa più emozionante per me è stata per la prima volta affrontarmi con degli scrittori professionisti che sono stati Mario Ciglio, che ha creato la scrittura, poi anche Nino, Sagno, Patrizia. È stato anche per me, che sono esordiente, una grande scuola. Imparare proprio questo mestiere e vedere come si sviluppa da zero una serie e portarla ai massimi livelli, perché la cosa che mi rende ancora più orgoglioso è che siamo arrivati su Sky Atlantic con il mio primo progetto, che non è, insomma, una fortuna da tanti. E per quanto ti ha tirato in ballo, Valerio, per quanto riguarda appunto l'espansione, lo sviluppo, non so che termine tecnico si può utilizzare appunto per questa, per questo sviluppo così. Sì, sì. Ma domando? Fermo? Vogliono sentire. Vogliono sentirmi, giustamente. Mettiamo un bavaglio agli autori. Sì, che è una storia che nasce nel 2012, quando ho fatto il cortometraggio, che tra l'altro era contemporaneamente anche il videoclip di Salmo. Il cortometraggio poi, usando il materiale fatto col videoclip di Salmo, la parte della storia, ha preso vita un paio di anni dopo, quindi siamo al 2015. E da lì poi l'idea di svilupparne un concept di serie o comunque di film, di sviluppare questa idea forte che c'era alla base del cortometraggio e che piaceva non soltanto a me ma a tutte le persone, insomma, che coinvolgevo, che avevano visto. Da lì poi è stato fondamentale, non smetterò mai di ringraziarli, il Torino Short Film Market, perché grazie a loro, che hanno visto il corto e mi hanno invitato, ho avuto la possibilità di partecipare al board e agli incontri one to one e di destare interesse di varie realtà, tra cui appunto la Kired, che sotto la sua ala protettrice poi attraverso varie versioni, vicissitudini e network siamo arrivati alla versione attuale. E dicevo prima che la cosa più emozionante per me, visto che ero un esordiente su questo tipo di opera, è stato anche lavorare per la prima volta con dei professionisti come Valerio Ciglio, Enrico De Nino, Sagno, Patrizia,
E per me è stata una vera e propria scuola. Vabbè, è inutile che dico il piacere che ho provato quando mi hanno proposto questo ruolo, quindi anche per me, come diceva anche Stefano, lavorare con una produzione come la Lucky Red, professionisti appunto molto bravi, è molto facile, quindi è come se uno sta un pochino sul velluto, è difficile sbagliare. La scrittura era molto molto bella e quindi diciamo non c'era questo grande lavoro da fare, bastava solo prepararsi, studiarla bene. Christian, non lo so, io mi ci sono affezionato, poi è la prima volta che faccio un protagonista di serie, quindi un impegno temporale notevole su 3 mesi, quindi è un po' la responsabilità di capire dove sta il personaggio a seconda delle scene, e la cosa subito che io leggendo la sceneggiatura ho visto era la possibilità di inserire delle caratteristiche al personaggio che sono anche mie personali, quindi può darsi che Christian, tu mi chiedi chi è, quindi sicuramente è anche un po' Edoardo, fa anche un po' parte della mia persona, cioè l'ironia, un po' il cazzeggio tra virgolette, o il cercare di alleggerire anche in questo caso la storia o la situazione in cui lui si trova. Poi Christian mi sembra un ragazzo molto semplice, appunto, che non anela, non ha obiettivi di potere o non è un avido, quindi è uno che gli capita questo dono, ma dice che ci faccio, cioè, nel senso, non è che, capito, questa cosa delle stimmate, appunto, o questo superpotere capita a un cattivo, diciamo, tra virgolette, ma capita a un ragazzone che considera il massimo della felicità, giustamente, che la madre stia bene, che ci sia una situazione di economica, ma insomma non è che non aspira a chissà cosa, ecco, questo io vedo in Christian, una semplicità positiva, non nell'accezione negativa del termine. Per questa, grazie, per questa dimensione italiana, Silvia, arcaica. E sei te, sì, è Claudio Santamaria, e c'è questo personaggio. Fare cosa? Tradurre? Beh, lei può fare. No. No, se vieni rimproverato, vabbè, non mi fa spoilerare, scusa, ho sbagliato io. Se, diciamo, sei un traduttore di testi sacri, a volte contestato per la velocità di traduzione all'interno della serie, non te la prendere, è il tuo personaggio. Però, però Matteo è anche un investigatore. È un investigatore anche dell'occulto o dell'incubo. Come descriveresti questo splendido personaggio che interpreti? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Questo personaggio per me ha vari riferimenti biblici anche. È San Tommaso, è Isacco messo alla prova dal Signore, è l'Arcangelo Gabriele, quindi il braccio armato di Dio, è tante cose insieme, e proprio tutti questi aspetti del personaggio lo rendono un personaggio estremamente conflittuale, vive costantemente un conflitto interno che lo dilania, che è insito proprio nel mistero della fede, no? Un personaggio che fa il postulatore per il Vaticano, quindi un postulatore è una persona che deve certificare un miracolo, se un miracolo è davvero un miracolo, se è una truffa, una volgare truffa. Non so se posso dire, sì, si può dire che lui stesso ha avuto un rapporto o un incontro molto ravvicinato con Dio, o chi per lui, con qualcosa. Con qualcosa, nel suo, se può di niente, qua, nel suo passato. Salve, sono Claudio Santamaria, lo posso dire, non è uno spoiler, ok.
con nel suo passato c'è qualcosa che appunto lo ha fatto avvicinare molto a Dio, e quindi è, mi ha fatto perdere il filo del discorso, ma questo fa parte della contraddizione di Matteo: perdere continuamente il filo e perdere continuamente Dio. Quindi diciamo che Matteo è questo, rappresenta il conflitto, e in questa città palazzo si inserisce come un alieno. Lui è totalmente estraneo a questa realtà, insomma ha un volto sfigurato, e questo fa di lui, come dire, come, diciamo, come maschera, come personaggio si porta appresso una maschera che parla da sola, quindi diciamo che può anche essere visto in un modo, Matteo in realtà nasconde, come Christian, insomma, nasconde. Anche lui ha le sue stigmate. Anche lui ha le sue stigmate, e con questo hai chiuso bene il mio discorso. Sì, anche...